Medicina e tecnologia, biologia e fisica. Sono una dozzina gli esperimenti di matrice italiana di cui si occupa l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconta uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è CORM. L'obiettivo di CORM è ambizioso. Da una parte proteggere gli occhi degli astronauti da microgravità e radiazioni, specie nelle missioni di lunga durata come quella verso Marte, dall'altra creare un collirio del futuro che possa aiutare i terrestri affetti da malattie come glaucoma o retinopatie. Tutto questo grazie all'azione del coenzima Q10. CORM è arrivata a bordo il 16 agosto e pochi giorni dopo le operazioni di volo a cura di Paolo Nespoli sono terminate per questo esperimento che fa parte della cosiddetta BioMission dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ne abbiamo parlato con Matteo Lulli dell'Università di Firenze, responsabile dell'esperimento. Paolo Nespoli ha ricevuto appunto l'hardware contenente le cellule di retina che abbiamo preparato, trattate o meno con il coenzima Q10, ed ha direttamente trasferito questo hardware, appunto contenente le cellule, all'interno del Cubic, che è l'incubatore presente sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi lo stesso Nespoli ha attivato l'esperimento, ha dato il via all'esperimento vero e proprio, che è durato 3 giorni. E al termine di questi 3 giorni le cellule sono state in maniera autonoma, proprio in virtù dell'hardware che è stato realizzato dalla Casa d'Italia, sono state fissate con un fissativo e subito dopo Paolo Nespoli ha trasferito l'hardware contenente le cellule fissate in un congelatore, in attesa del ritorno a terra. Il progetto CORM serve a valutare il ruolo del coenzima Q10 come potenziale agente in grado di inibire la morte delle cellule di retina. Svolge un ruolo importante in quanto agente antiossidante, ma anche come antiapoptotico, cioè in grado di opporsi all'apoptosi, che è una sorta di suicidio cellulare fisiologico per le cellule umane. Se il processo è mal regolato, può essere però alla base di molte patologie. Quindi il progetto CORM si interessa proprio di valutare il potenziale ruolo antiapoptotico, quindi di inibitore di morte cellulare del coenzima Q10 nei confronti di cellule di retina. Una volta sulla Terra, le cellule passeranno nelle mani degli esperti e saranno esaminate in laboratorio. Qui il campione sarà trattato poi per effettuare tutte le analisi che abbiamo previsto, possono darci informazioni sia su ciò che hanno subito le cellule, in virtù della loro permanenza all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, quindi subendo condizioni di microgravità reale e di radiazioni, e poi, ancora più importante, qual è il ruolo del coenzima Q10, quindi se il coenzima Q10 è stato effettivamente in grado, come ci aspettiamo, di prevenire i danni subiti dalle cellule in virtù proprio di microgravità e radiazioni. Nell'arco di 5-6 mesi dovrebbe formarsi già un pannello completo di risultati. L'esperimento ha un duplice interesse, in primis ovviamente per le agenzie spaziali, in quanto la retina è uno dei distretti dell'organismo che sono particolarmente sensibili e colpiti dalla permanenza nello spazio, appunto per microgravità e radiazioni, i danni subiti da microgravità e radiazioni. Quindi l'interesse delle agenzie spaziali è trovare delle contromisure, degli agenti farmacologici che possono proteggere l'occhio dell'astronauta per lo più per le missioni di lunga durata, sia per la permanenza sulla stazione spaziale, ma poi per missioni di lunga durata, vedi per esempio Marte. Poi ovviamente sono importanti le ricadute a terra, perché numerose sono le patologie umane che prevedono nei loro meccanismi di insorgenza la morte di cellule delle tipiche di vari livelli, fotorecettori, cellule dell'epitelio pigmentato a vari livelli, cellule ganglionari. Pensiamo per esempio al glaucoma, pensiamo a patologie come la degenerazione maculare, le retinopatie. Quindi anche in questo caso le ricadute saranno importanti. Non va poi sottovalutato che abbiamo da alcuni anni dimostrato che è possibile somministrare, fare arrivare alla retina il coenzima Q10 con una somministrazione topica, quindi con una soluzione, con un collirio, e quindi l'applicazione diventa a questo punto interessante e diciamo facile da fare. Al progetto CORM, coordinato e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, partecipano il professor Sergio Capaccioli, corresponsabile, il dottor Alberto Maggi, entrambi dell'Università di Firenze, il dottor Stefano Cacchione dell'Università Sapienza di Roma e poi un laboratorio congiunto ASA Campus, di cui è responsabile la dottoressa Monia Monici.
Ne fanno parte anche alcuni collaboratori diretti, come la dottoressa Cialdai e il dottor Vignali, mentre l'apparato è stato realizzato dall'azienda livornese Kaiser Italia.